Tra Genova e Alessandria, dove le propaggini dell'Appennino Ligure incontrano una dolce pianura sulla sponda sinistra del fiume Scrivia, nasce Arquata Scrivia, comune piemontese con poco più di 6.000 abitanti. Arquata si trova nel Valle Scrivia e in un punto strategico dal punto di vista logistico, in quanto è alla convergenza fra le valli Spinti, Valle Borbera e Vallemme. Questo ha fatto sì che nella storia sia sempre stato un punto di viabilità di grande importanza, a partire dalla via Postumia di epoca romana e con i resti della vicina Libarna, fino ad arrivare fra le prime ferrovie piemontesi. Nel 1851 ad Arquata Scrivia c'era già la stazione e il treno che sarebbe poi arrivato nel 1853 a Genova per completare la linea Torino-Genova. Nel tempo le vie di comunicazione sono sviluppate sempre di più e negli anni 30, a metà degli anni 30, è stata realizzata la camionale Serravalle-Arquata-Genova, che è un tronco dell'attuale autostrada 7. La storia di Arquata è una storia, potremmo dire, millenaria, certamente. Abbiamo qui a pochi passi una cittadina, meglio i resti di una cittadina romana molto importante, è compresa nella cosiddetta tavola poitingeriana, e per cui abbiamo risentito di questa influenza d'epoca romana. Distrutta Libanna intorno al IV secolo d.C., con i ruderi stessi della città romana si costruirono alcuni villaggi qui intorno, tra cui Arquata. L'etimologia del nome è un'etimologia incerta, si pensa comunque ad Arcus per la presenza di acquedotti romani, oppure a volte ad Arche, eccetera, qualche cosa che insomma in qualche modo ha attinenza sia con l'arco oppure l'acqua. La millenaria storia arquatese è custodita da un suggestivo centro storico risalente al XIII secolo, quando il comune di Tortona divenne padrone incontrastato di Arquata, caratterizzato dalla presenza di antiche abitazioni e suggestivi vicoli, scorci che sembrano catapultare il visitatore in un'atmosfera senza tempo. Fulcro religioso del borgo medievale è la maestosa chiesa di San Giacomo Maggiore, probabilmente edificata nel XII secolo in stile romanico e dedicata al santo patrono dei viandanti. Anche la zona di Arquata, infatti, era attraversata da numerosi pellegrini diretti verso il santuario di Santiago di Compostela in Galizia. Le tre navate della chiesa ospitano innumerevoli opere di straordinario pregio artistico, tra le quali spiccano gli affreschi di Santo e Tito Bertelli, due pittori arquatesi conosciuti e apprezzati ben oltre i confini regionali.
All'interno della cappella dedicata a San Rocco, lo sguardo viene immediatamente rapito da un bellissimo affresco raffigurante il battesimo di Gesù sulle sponde del fiume Giordano da parte di San Giovanni Battista. Mentre la Cappella dell'Assunta, oltre ad ospitare una preziosa statua lignea ottocentesca della Madonna, è impreziosita dalla presenza di medaglioni raffiguranti i quattro evangelisti. Quasi a proteggere l'intero centro abitato, su un'altura alle spalle dello stesso si eleva il simbolo della città, una imponente torre medievale eretta nel XIII secolo dai Tortonesi, ciò che resta di un antico castello andato distrutto nel 1225. Al pittore Santo Bertelli è dedicata l'incantevole piazza della città, impreziosita da un busto raffigurante il celebre artista e dal palazzo Spinola, costruzione tardo medievale, oggi sede municipale, ma fino ai primi anni del Novecento proprietà dell'importante famiglia Ligure che a partire dal XIV secolo ebbe in concessione la città di Arquata, elevata al rango di feudo imperiale Ligure dall'imperatore Enrico VII. Nel 1641 il controllo della città passò nelle mani di Filippo Spinola, il quale ottenne dall'imperatore Ferdinando III l'investitura che elevava in suo capite Arquata in marchesato. Sull'angolo della piazza è possibile scorgere un bellissimo pozzo barocco, la cui forma attuale risale alla fine del Settecento. Diciamo, fra le caratteristiche degli Spinola, fra le loro prerogative, meglio, c'era anche quello di battere moneta. L'assessore Gifra ha pubblicato un libro importante sull'araldica e soprattutto vengono presentate queste monete che sono tra le prime che sono state battute così da quella che era la zecca, no? Qui del locale. Quindi questo fa capire l'importanza di questa famiglia, gli Spinola di Genova, per cui ecco, Arquata ha avuto questa importanza di battere moneta. Questo fa capire l'importanza di questa località nel contesto della storia dell'Oltregiogo, insomma, indubbiamente l'influenza di Genova qui era molto molto forte, direi quasi preponderante, insomma. Il secondo centro spirituale del paese, la chiesa di Sant'Antonio Abate il Grande, un tempo completamente al di fuori del centro abitato, risale al XV secolo ed era chiesa di Ius Patronatus della famiglia Griffoglieto, i capitani degli Spinola. La facciata dell'edificio sacro fu ricostruita nel 1929 in stile neoromanico dall'architetto Francesco Rivera. Oltre al capoluogo, il territorio di Arquata è caratterizzato dalla presenza di quattro frazioni: Vocemola, Rigoroso, Varinella,
e sottovalle, ciascuna delle quali custodisce parte dello straordinario patrimonio storico-artistico arquatese. La storia di questa valle si arricchì di un importante capitolo durante la Prima Guerra Mondiale, quando nel 1917 l'Inghilterra inviò le sue truppe in Italia, scelse come base militare Arquata, favorendo la nascita di numerose attività industriali e commerciali e di diverse forme di intrattenimento sportivo e culturale necessarie a soddisfare le esigenze degli ufficiali e delle loro famiglie. A ricordo di quel delicato momento storico, alle porte del paese rimane il cimitero inglese, dove sono seppellite le salme di 94 soldati morti tra il 1918 e il 1920, soprattutto di influenza spagnola. Se da un lato questa posizione di Arquata ha fatto sì che dal punto di vista industriale ci sia stato un forte sviluppo, soprattutto nella prima metà del secolo, dall'altra parte ha consentito un contemporaneo sviluppo del turismo. È abbastanza interessante e sintomatico di questa situazione è il manifesto che descrive Arquata come luogo di villeggiatura ideale. In effetti, nel corso del secolo e a partire dalla fine dell'Ottocento, in Arquata sono sorte parecchie ville di pregio, di famiglie di facoltose genovesi, e questo possiamo vederlo ancora oggi nella frazione di Varinella, nella frazione di Rigoroso e nel tratto fra Arquata e Rigoroso. Nel tempo chiaramente la situazione è andata man mano mutando in funzione delle condizioni differenti del contesto generale, quindi l'industrializzazione arquatese ha ceduto il passo e attualmente solo restano alcune attività sicuramente di pregio, però che non fanno più come poteva essere vista Arquata 80 anni fa, uno dei centri più importanti dell'industria della provincia. La strategicità della propria posizione geografica rende Arquata una cittadina in costante trasformazione e ammodernamento, in risposta al forte sviluppo del comparto edilizio. Mi chiamo Canegallo Aristide, sono referente di zona dell'osservatorio immobiliare della FIAIP, che è la Federazione Nazionale degli Agenti Immobiliari, e volevo sottolineare il fatto che la situazione immobiliare di Arquata Scrivia che ha avuto un notevole incremento negli ultimi anni, ha avuto uno sviluppo notevole nel nuovo, e a differenza di altre zone che hanno avuto un decremento, qui c'è stato un incremento invece grazie al genovese che ha fatto di Arquata praticamente una terra di conquista, e grazie al genovese, come dicevo prima, si è avuto questo incremento immobiliare e quindi un mantenimento anche dei prezzi. Arquata offre molte soluzioni che hanno attirato la popolazione della città limitrofe, ed è una città a misura d'uomo dove si vive bene. Questo ha fatto sì che la situazione, ripeto, si sia mantenuta a livelli ottimali. Allo sviluppo immobiliare si affianca una crescente attenzione verso i giovani e le loro esigenze di evasione e divertimento.
L'attività poi si è sviluppata nel territorio e sono stati realizzati due campi da gioco in erba sintetica, cosiddetti mini pitch omologati dall'UEFA, sempre per andare incontro alle esigenze dei ragazzi. E dal punto di vista sportivo, Arquata possiede già attualmente una serie di servizi piuttosto ampia. E abbiamo un bocciodromo, dei campi da tennis, tre campi da tennis di cui uno coperto. Abbiamo il palazzetto dello sport, due palestre e a questo proposito ricordo che è stato rifatto completamente tutti gli impianti delle palestre, spogliatoi. E abbiamo un campo da calcio, abbiamo visto che una necessità del paese, una mancanza, era la piscina, per cui adesso è in programmazione la realizzazione di una piscina ludica scoperta e di una piscina coperta. L'intero territorio arquatese è caratterizzato dalla presenza di eccellenze produttive di rilevanza internazionale, tra le quali spicca la fabbrica di cioccolato La Suissa, capace di deliziare con le sue prelibatezze il più esigente degli amanti dell'ottima cioccolata italiana. Di certo non si può lasciare Arquata prima di aver assaporato tutte le sue specialità enogastronomiche e intraprendere un viaggio alla scoperta di sapori autentici e genuini. Troviamo la locanda Mascon, una antica locanda arquatese, nata nel 1890 e che basa la propria fama su prodotti tipici che si tramandano da generazione in generazione. I prodotti più rinomati sono la farinata, i ravioli cucinati in modo particolare serviti nel vino, il baccalà fritto in una pastella particolare e i canestrelli arquatesi cucinati in modo particolare. Di questa particolarità vi parlerà il nostro chef. La farinata è sicuramente un piatto
ligure, ma sicuramente anche piemontese. Infatti il Piemonte, questa zona arcuata, faceva parte della Liguria nei tempi antichi. E questo piatto è rimasto nella tradizione piemontese, del Basso Piemonte, ma soprattutto arquatese. Infatti fino dal 1800 ci sono testi che citano questo piatto in maniera importante. E pur essendo un piatto molto semplice, un piatto povero, che viene dalla cultura popolare e contadina. Infatti è fatto solo con farina di ceci, acqua e olio extravergine d'oliva, prodotti semplici della terra e che si possono trovare un po' da tutte le parti. E la semplicità, ma allo stesso tempo la peculiarità di questo prodotto è la cottura nel forno, la cottura che avviene, è una cottura velocissima, che avviene a forno incandescente, forno a legna, rigorosamente forno a legna. I ravioli sicuramente è un piatto principe della cucina piemontese, ne esiste una notevole varietà, in ogni famiglia, in ogni casa si fanno ravioli da ormai generazioni. Ci sono trattati che parlano di questo piatto ormai da più di 1000 anni. È semplicemente una pasta farcita, è piena di carne, verdura, dipende dalla tradizione del luogo, e avvolta in due sfoglie di pasta all'uovo. È un piatto semplice che in questa zona, nell'acquatese, è servito nel vino rosso. Un'ottima specialità della nostra zona. Poi abbiamo il baccalà acquatese, il baccalà fritto, che ricorda sicuramente quello ligure, ma ha una particolarità che viene battuto prima della cottura, impastellato in una pastella semplicissima di acqua e farina e sale, e poi fritto in olio caldissimo e servito così, senza nient'altro. È ottimo anche questo. Poi per finire abbiamo i nostri canestrelli di acquata. E la particolarità di questi canestrelli è che vengono impastati, oltre alla farina e uova, con vino bianco. È una particolarità tipica acquatese. Come avete potuto capire, Arquata risente tradizionalmente da influenze liguri e piemontesi. Con questi piatti noi ovviamente serviamo anche vini che risentono delle stesse influenze. Quindi passiamo da Barbera caratteristici del Piemonte a vini cortesi della nostra zona e al Timorasso, che è un vino a noi più vicino, della Val Borbera. Con questi vini e con queste libagioni avete un buon motivo per venire a visitare Arquata. Arquata Scrivia, terra di confine, terra di storia, arte, leggende e tradizioni, terra che risplende di luce propria, orgogliosa del suo nobile passato.